Respirare, respirare. Proprio già mi è passato tutto a me. Ragazzi, è arrivata la primavera. Arrivata la primavera e chi come me soffre di allergia inizia ad accusare. Perché? Perché la primavera, i pollini, le piante, t'attappi tutto. Però, C'è la soluzione. c'è la soluzione. Ciao ragazzi, la soluzione è abbandonare il prato e andare al Bando! La pianta muore, appassisce, vive e vince l'escremento del piccione, Vince. il A ferro, morte pure quello del cavallo. esatto, tutta sta roba ti fa un tappo micidiale e tu che soffri l'allergia sparisce, l'allergia Sparisce, sparisce. E sparisce. La quindi cura. ragazzi, cosa vogliamo dimostrare con questo? Che il bando Ti cura. ti cura, il Fa bando bene ti cura, il all'anima. bando è la cura. Qua è nato la bandocina, Cina. che è la medicina del bando, ragazzi. Io ho pure scritta sulla radio, su una delle mie radio. Quindi, ragazzi, il dottore dice di prendere la bandocina. Bandocina. Se non vi fa la ricetta, la faccio io. Scrivete qua sotto, ci penso io. Dai! È l'unica che funziona, sì. Ok, ragazzi, adesso si fa la partenza sovrapposta. C'ho un drone sopra. Eccolo, ragazzi, si vede sopra di me il drone. Allora, io armo. Vai, arma pure te. Ok, adesso c'è pure l'elicottero. Aspetta, vado piano piano su, Vado, piano piano. Tu preparati col gas. Me lo sto portando in groppa. Eccolo, fighissimo! Fighissimo! Già mi è passato Sì, tutto. pure a me. La bandocina, ragazzi, Bandocina. è miracolosa. Oggi stiamo in un bando gigantesco, bellissimo. C'ha diversi nomi questo bando, perché lo chiamiamo vivaio, viene chiamato laghetti e viene chiamato bando di ferro. La cosa bella di questi bandi che sono giganteschi è che sono più bandi in uno, In uno, sì. perché in base a dove ti metti La la prospettiva. prospettiva Come cambia funziona e la prospettiva? le sfide cambiano. Qui almeno ci sono tre location in una Come il triangolo, no. e oggi andremo nell'ala ovest. C'è un mega alberone, ok, che segna l'inizio dell'ala trichi, perché è l'ala più trichi che ci sta in questo bando. Ci sono due brutti ceffi che hanno già aperto le danze. Linguarella. E guardate che bel tavolino. Ringraziamo Fabio che ha costruito questo tavolo per noi piloti. Grazie Fabio. Vedete qua sopra, insomma, c'è puro divertimento qua sopra, però sotto ci stanno gli alberi e qui non potete fare cose abbastanza tricky perché c'è la fossa delle Marianne, eccola qua. E qui dentro, praticamente, se vi casca il drone qui, tocca veramente smadonnare per riprenderlo. Questo pezzo super tricky, super stretto, dove ci vuole proprio il controllo del gas all'ennesima potenza, che è questo. Qui entri, ma non sai se esci. Signori, venite, signori. Ci sono le lamiere crollate che potete utilizzare, ma quelle già l'avamo viste, insomma. Poi,
si arriva nella sala giochi, vi entrate e vi divertite. L'unica cosa è che ci stanno i rovi. Ma però la cosa bella è che nell'angolo laggiù, che non si vede sul tetto, c'è un buco. E che tu te butti ed entri dentro sto tunnel. Vieni, vieni, venite, venite. Quello è buchetto. Entri qua dentro, te fai tutto il tunnel e quando esci lì te devi tenere un po' alto perché ci stanno le fratte. Ok, poi ci stanno ovviamente i forni. Arriviamo al water. Il water, se ti scappa, e tanto se non ti scappa, ti scapperà nel momento in cui tu lo fai. Questo è il primo bando che c'ha il water sul tetto. DJI entra così. Rock entra così. A differenza, rimaneteci male, rimaneteci bene, ma andato di fatto. Vedete questi pilastri? Questi pilastri pure, in particolare quelli giù, sono un po' più puliti e per chi se la sente lì c'è pure la possibilità di fare il trip spin. Bassi, eh? Bassi. Questo è quello che offre quest'ala, che a mio avviso è una delle ali più tricky che ci stanno. Ogni lì va una raccolta. Basta, ho detto tutto. Noi dobbiamo fare i contadini, quelli che vanno a raccogliere. Però io dico, no, cioè l'intelligenza dell'essere umano. Perché io mi sono dovuto mettere a 500 metri? Dove faccio le cose, ogni volta mi do fa 500 annà, 500 attorno a un chilometro. Però l'obiettivo è che non dovresti andare a raccogliere. Però ogni lì va una raccolta. E chi non raccoglie un fio te? No! Ma non fa rima! Ma non fa rima! Non fa rima!